tutti, sono Emma e sono Teresa nel film di Stefano Chentini Il Ritorno. È un film molto intenso, molto particolare, racconta la storia di una donna un po' bistrattata dalla vita e che farà insomma delle scelte molto forti, ecco. Io credo che il cinema sia un mondo meraviglioso, mi piace recitare, mi piace ascoltare quello che i registi hanno da dirmi, raccontare delle storie che non sono la mia, entrare nei panni di altri personaggi, quindi è un mondo meraviglioso che sto avendo la possibilità di vivere e spero ci saranno anche tante altre occasioni. Mi ha coinvolto, sì, e poi cioè in generale la recitazione mi è piaciuta molto, però vabbè, è una fantastica, quindi... Sì, mi è piaciuta molto nel ruolo che ha interpretato. Per quanto è comunque una parte particolare e difficile, penso che non sia stata per niente male. Ti rimane un po' di vuoto dentro, sinceramente è un argomento pesante. Ti porta in una realtà tanto difficile, che esiste, questo è il problema. Un bel film, comunque mi è piaciuto come è stato reato. Parlavano poco, però c'era comunque un'intensità che è durata tutto il film. Mi è piaciuto il fatto che ci fossero pochi dialoghi, che fosse molto comunque le scene molto intense, il rapporto tra la mamma e il figlio. Mi è piaciuto tutto. I love that. Emma, she's a good actress. I didn't expect that. Really, she's really really good. Sono contenta che sia venuta Emma a Genova. Mi ha fatto molto piacere perché così ho potuto vederla finalmente dal vivo. Mi ha fatto molto piacere, il film mi è piaciuto. Mi ha emozionato in diverse volte, mi sono commossa anche per la determinazione comunque di questa donna che nonostante diciamo il peso, il dolore che ha sopportato durante anche gli anni di carcere non si limita a fermarsi ma continua comunque ad andare avanti, e quindi questo ci deve far pensare, come ha detto Emma anche nell'intervista, di riflettere, di metterci sempre nei panni degli altri e non giudicare.